Lo chef stellato Luigi Taglienti oggi si è messo ai fornelli non del proprio ristorante in città ma della Caritas per preparare il pranzo natalizio a un centinaio di commensali, in particolare persone in difficoltà. A Borgonovo invece pasto gratis per chi è da solo il 25 dicembre. Alcuni imprenditori e associazioni del territorio hanno donato un panettone a ciascuno dei 434 detenuti del carcere delle Novate. Un gesto che arriva nell'ultima stanza della società, ha detto la direttrice Maria Gabriella Lusi. Tragico incidente nella tarda serata di ieri tra Lugagnano e Chiavenna Rocchetta. Un furgone è uscito di strada terminando la corsa in un campo. Il 70enne alla guida non ce l'ha fatta, non si esclude che possa aver avuto un malore. Comincia questa sera alle 20:10 su Tele Libertà la quarta edizione di Favole in Libertà, appuntamento quotidiano dedicato a bambini e famiglie, organizzato da Teatro Gioco Vita, Gruppo Libertà e Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati. L'iniziativa proseguirà tutte le sere fino al 7 gennaio. Calcio Serie C. Il Fiorenzuola, tra le mura amiche, cade contro il Novara e chiude un anno da incubo. La sconfitta per 2-1 vale il sorpasso in classifica dei piemontesi ai danni dei rossoneri, ora penultimi in classifica. Tutte le altre notizie in tempo reale proseguono come sempre sul nostro sito www.liberta.it.